percorso è iniziato con la laurea in chimica, in particolare in scienze chimiche all'Università di Perugia. L'ambito che mi è sempre interessato è stato quello della chimica ambientale, quindi tutto ciò che è legato all'ambiente. E questa passione nasce già dalle superiori, perché comunque durante la stesura della tesina delle superiori mi ero imbattuta sul documentario di Al Gore, Una scomoda verità, che appunto era uscito nel 2007, quindi un anno prima mi sembra, e lì mi si è aperto un mondo di interesse, diciamo, relativo a questo argomento. Quindi avevo già cercato di fare collegamenti con le varie materie alle superiori con il cambiamento climatico. Avevo trovato, mi ricordo, un filosofo che era Jonas, un filosofo del 75 che aveva appunto parlato per la prima volta, era uno dei primi filosofi che parlava di cambiamento climatico. Però anche lì non era stato facile fare queste interconnessioni tra le varie materie, perché comunque non c'era questa sensibilità di dover parlare o comunque occuparsi di cambiamento climatico. Poi all'università ho capito come entrare su un gruppo di ricerca per fare la tesi che si occupasse appunto di più di che cambiamento climatico. Comunque era il laboratorio di chimica ambientale, quindi in particolare si analizzava i metalli o elementi in traccia, quindi molto specializzato in questo tipo di analisi perché avevamo un certo tipo di strumentazioni e il laboratorio era abbastanza nuovo come gruppo rispetto ad altri, che diciamo era abbastanza in crescita, visto l'argomento di forte interesse. Io mi sono occupata in particolare dello studio appunto dei metalli pesanti, che appunto sono inquinanti, come anche il mercurio, all'interno di sedimenti, di laghi o di suolo, quindi di aree intorno ai sistemi fluviali che sono pesantemente inquinate. Ho trattato quindi il lago Trasimeno, ho avuto anche l'opportunità di andare fisicamente nei siti, perché la cosa bella di questi gruppi di ricerca che si occupano di ambiente, comunque biodiversità, è l'interdisciplinarità dell'argomento, perché tratta sia la chimica ma anche altri argomenti, quindi la biologia, l'ecologia, piuttosto che la fisica dell'atmosfera. Quindi c'è modo di andare fisicamente nei siti dove fare i campionamenti di appunto matrici, nel mio caso suoli e sedimenti, quindi andare con la barca nel lago, farsi il campionamento e tornare in laboratorio a analizzarlo, poi analizzare i dati. Quindi tutto un lavoro molto lungo, perché il processamento necessita di andare a analizzare un gran numero di campioni, quindi per avere un'elevata riproducibilità e statistica è importante fare un sacco di campionamenti. Quindi è un lavoro veramente lungo, perché oltre al dato di laboratorio che devi analizzare, che comporta un gran numero di tempo, l'utilizzo anche di software, imparare appunto a elaborare e interpretare i dati, anche la parte di laboratorio non è indifferente rispetto ad altri ambiti, sempre della chimica magari. Il mio lavoro è stato principalmente questo: capire come l'uomo ha avuto effetto in questi ambienti, quindi andare a scindere l'impatto umano rispetto a quello che è semplicemente naturale, perché alla fine l'elemento che sia il piombo è un elemento presente in natura, però l'uomo lo ha immesso nell'ambiente. Ad esempio, si fa l'esempio più comune, quello della benzina rossa contenente piombo come sostanza antidetonante, che veniva utilizzato fino agli anni 2000, ai primi anni 2000. E quindi si ritrovano queste tracce di piombo che in alcuni posti sono fortemente elevate, che hanno portato anche a problemi a livello neurologico. E quindi è di forte interesse, ma la difficoltà nel momento in cui va a analizzare una matrice ambientale, che di per sé è molto complessa perché c'è tanta roba dentro, oltre al piombo. Quindi devi capire come analizzare il piombo nel dettaglio, magari concentrazioni molto piccole, e poi distinguere quale dei due piombi è quello naturale e quale è antropico. Un altro elemento che ho studiato è stato il mercurio, quindi l'inquinamento da mercurio sul bacino del fiume Paglia, che parte dal Monte Amiata, che era un'ex miniera di mercurio, che poi ha trascinato, continua a trascinare, anche se la miniera è stata chiusa negli anni 80, questo mercurio fino al Tevere e di conseguenza fino a Roma e nel Mar Tirreno. Anche lo studio di questo sistema è fortemente complesso, perché un sistema fluviale è ancora più complesso di un lago. Durante poi il dottorato ho avuto l'opportunità di andare a lavorare alle isole Svalbard, quindi andare proprio al Polo Nord, poter toccare con mano quello che fanno all'interno di una base di ricerca nazionale nel nostro caso, ma che si interfaccia con un ambiente internazionale. Quindi questo luogo, che è appunto un villaggio formato solo da ricercatori e personale di logistica norvegese, è stata un'esperienza veramente importante sia dal punto di vista formativo e anche dal punto di vista umano,
tanto perché ho incontrato tante persone che mi hanno lasciato appunto tanti ricordi, però ho potuto osservare veramente qual è il sistema artico nel suo complesso e capire che questo sistema è più fragile rispetto a quello che vediamo noi tutti i giorni, perché noi comunque siamo in Italia, una zona che ha una diversità di biodiversità elevata, ha diverse zone climatiche, ci accorgiamo meno magari dell'impatto del riscaldamento globale. Mentre là, comunque, col fatto che non c'è vegetazione, la vegetazione appunto apporterebbe una mitigazione anche al riscaldamento globale. Quindi è tutto amplificato di un certo fattore rispetto a qui, perché appunto anche solo il ghiaccio, lo scioglimento dei ghiacciai è relazionato per esempio non solo all'aumento delle temperature, ma anche al particolato atmosferico, ovvero queste particelle scure di carbonio, comunque che contengono anche altri inquinanti tipo metalli pesanti che vengono fuori dall'inquinamento, se ne parla tanto nelle città. Questo particolato arriva fino all'Artico attraverso le varie circolazioni dell'aria e si va a depositare sul ghiaccio, quindi intanto comporta il fatto che il ghiaccio si sporca, quindi si vede visivamente, ma poi essendo scuro come colore assorbe ancora di più la radiazione, cosa che invece il ghiaccio di per sé avrebbe la proprietà dell'albedo, quindi andare a riflettere i raggi solari e evitare di appunto riscaldarsi ulteriormente. Quindi è un feedback positivo che porta a reazioni a catena che va sempre di più a riscaldare questo ambiente, quindi sia l'inquinamento che appunto l'anidride carbonica dovuta alle emissioni di attività antropiche che porta al riscaldamento sono tutte cose collegate, ma allo stesso tempo molto difficile da studiare anche in loco, quindi in questo sito remoto che è l'Artico, che comunque ci arrivi con 6 ore di volo dall'Italia. È un posto abbastanza raggiungibile, però solo la logistica di dover portare strumentazioni, fare campionamenti, riportare campioni, fare passaggi di dogana per andare a studiarli diventa complicato, quindi serve un gran numero di risorse finanziarie per poter portare avanti queste ricerche. In Artico ho svolto l'attività di station leader della stazione italiana che si chiama Dirigibile Italia. E lo scopo dello station leader è quello di stare fisicamente in base, quindi intanto accogliere chi arriva di altri ricercatori italiani, anche internazionali. Quindi ospitare in base, fare la logistica, comunque organizzare le uscite, perché quando si esce dal villaggio e si va sul campo, si hanno diverse precauzioni, tra cui il fucile e la pistola per appunto difendersi dall'orso polare. E l'attività invece principale dello station leader che deve fare a prescindere anche da altre persone in base, è quella di gestire il laboratorio di Gruvebadet, che è appunto un laboratorio installato a 1 chilometro dalla città circa. L'obiettivo che fosse un laboratorio pulito, quindi più lontano possibile dalle attività umane, che trova circa 1 chilometro sulla collina, quindi permette di mantenere un'area abbastanza pulita. Di conseguenza lì si va a campionare proprio il particolato atmosferico piuttosto che i gas, quindi l'obiettivo dello station leader è andare, diciamo, bene o male tutti i giorni a gestire appunto gli strumenti, a prelevare i filtri sul quale è stato depositato particolato attraverso diversi protocolli, perché ogni filtro poi verrà analizzato per determinare un componente specifico, quindi che sia un metallo pesante piuttosto che una sostanza organica, quindi diversi protocolli per andare a campionare questi filtri, stoccarli nel freezer e poi andarli a spedire ai vari laboratori italiani durante le spedizioni di fine campagna, che avvengono con nave principalmente o con aereo se sono campioni che devono arrivare in particolare velocità ai laboratori. La gestione oltre del Gruvebadet, ho assistito altri responsabili sempre di Gruvebadet nella gestione della CC Tower, che è la Climate Change Tower, che appunto è una torre, anche questa installata appunto a Ny-Ålesund, dove si vanno a misurare tutti i parametri atmosferici, quindi dal vento alla temperatura, la radiazione solare, eccetera, a diverse altezze, perché ci sono sonde a diverse altezze, infatti la torre è tipo 34 metri, e quindi anche solo gestire, cambiare le sonde piuttosto che inserire sonde sulla neve per appunto continuare queste misure durante periodi, durante mesi. Per il momento lavoro in azienda dove si vanno a produrre cavi elettrici, quindi cavi energia e cavi in fibra ottica. È un'azienda che ha la potenzialità di allacciarsi alla transizione energetica. I vari cavi poi andranno a incrementare la transizione verso l'energia rinnovabile, quindi il trasferimento di energia.
Ovviamente dentro le aziende però non c'è la stessa sensibilità che magari troviamo negli enti di ricerca e nell'università. E questa è una cosa che non è affrontata magari nella sensibilizzazione pubblica, perché comunque anche nelle aziende c'è necessità di fare questa transizione, ma già si stanno muovendo, però lo fanno o magari più lentamente, perché comunque le priorità non sono soltanto quelle di fare ricerca, ma sono anche quelle di ovviamente avere un guadagno e pagare gli stipendi. Di conseguenza è una priorità secondaria, forse è più una priorità perché viene imposto a livello europeo, a livello nazionale, internazionale, perché bisogna fare questa transizione, però viene recepito più lentamente perché non c'è un contatto diretto con magari specialist che permettono di fare questa transizione. Il mio percorso per il momento è all'interno di questa azienda dove mi occupo anche di questi temi relativi alla transizione. Ad esempio, molte aziende e quindi anche noi andiamo a calcolare la carbon food, il calcolo della carbon footprint associata a tutti i processi, quindi a tutto il ciclo di vita della produzione fino all'utilizzo, eccetera. Anche questo è un passo che ovviamente considera il mass balance, è tutta una questione di bilancio annuale, ovviamente non è che si va a considerare una sola produzione che deve essere 100% sostenibile e viene utilizzata quella, è un bilancio annuale che ovviamente viene fatto perché se no non si potrebbe fare altrimenti. Comunque ci si sposta verso il dover comunicare agli altri il fatto che si sta andando verso questa transizione, però è più una questione di imposizione piuttosto che la consapevolezza che bisogna farlo per l'ambiente, per l'umanità. Una cosa che mi ha sempre detto il mio professore, il mio supervisor di dottorato, già stiamo andando verso livelli di concentrazioni di anidride carbonica elevati mai visti in quest'epoca. Arriveremo sicuramente a 500 ppm di CO2 in atmosfera. Arriveremo anche a 600. Probabilmente arriveremo anche a 1000, però la Terra c'è stata a 1000 ppm di anidride carbonica, però era al tempo dei dinosauri e c'erano gli alligatori in Artico. L'uomo non c'era. Quindi, insomma, vediamo chi ci sarà in quel momento. La Terra comunque resisterà e non avrà problemi. È la biodiversità. E quindi noi che siamo all'interno della biosfera che avremo problemi a sopravvivere in questa situazione. Quindi in realtà siamo tutti sulla stessa barca. Forse per riuscire a far capire a tutti non basta fare sensibilizzazione ai giovani, comunque nelle scuole, ma bisogna forse farla a livelli più alti perché adesso che si sta producendo, adesso che si emette CO2 e adesso che magari non viene mitigato perché la tassonomia europea ti dice che va bene il gas. È un po' complesso il discorso e forse negli eventi puramente formativi che riguardano solo le scuole, così si tralascia il fatto che, ok, te formi le generazioni future, però prima che inizino a lavorare loro, che prendono le decisioni, che diventino i dirigenti del domani, passeranno almeno 30 anni. Non so se 30 anni, tra 30 anni possiamo ancora, usare le nozioni di oggi. Base base, l'educazione ambientale cerco di distribuirla tra i miei conoscenti perché sto lavorando in piccolo. Il mio sogno potrebbe anche essere fare un po' il divulgatore, però ovviamente è una strada che va intrapresa in maniera molto mirata. Ho conosciuto anche, ecco, divulgatori, influencer ambientali anche alla WEC, e comunque è un lavoro a tempo pieno. Devi intraprendere quella strada e andare avanti, pensando di farlo come hobby o come secondo lavoro. Ho pensato anche di voler aprire un blog, magari fare un podcast piuttosto che aprire semplicemente un profilo Instagram. Però poi i tempi sono stretti, quindi ho detto vabbè, magari conviene concentrarsi su le cose che avevo già aperte, come continuare magari questa collaborazione universitaria durante il tempo libero, portare avanti appunto queste ricerche che non sono state pubblicate ma che sono state svolte a livello di laboratori, dati, elaborazione, eccetera. Io cerco sempre di portare questa educazione ambientale, però ecco a livello in piccolo. Vorrei chiaramente farlo all'interno della mia comunità, questo mi piacerebbe, che comunque è una comunità piccola perché abito su un paese, insomma, di provincia, però è il posto dove lavoro in realtà, quindi riallacciandomi al discorso che lavoro in questa azienda, potrebbe essere qualcosa che va di pari passo, sia dal punto di vista della comunità locale che dal punto di vista dell'azienda, sono nello stesso luogo e quindi potrebbe essere un modo per cominciare a fare una sorta di educazione anche a livello industriale, tra virgolette, non soltanto a livello locale.